Che cos'è il centro di Dino Ferrari? Io adesso vorrei dire chi è lei, cioè è tanto, ma veramente tanto. Parto dal dire che Donne in Canto è un festival di voci, voci che cantano e voci che fanno teatro, come la voce meravigliosa che abbiamo appena ascoltato. Da quest'anno sarà un festival anche di voci che in qualche modo lasciano la loro impronta, lasciano il loro segno in quello che è il tessuto sociale della nostra nazione, della nostra realtà. Chi è la premiata di questa sera? È una donna di raffinata eleganza, accompagnata da ironia e semplicità. La contraddistinguono forte senso del dovere, determinazione e costanza. Di lei si dice che incarni il simbolo di una delle aziende di moda italiane più famose al mondo, la Trussardi, alla cui crescita ha contribuito in modo incisivo già prima del 1992, quando ne è divenuta vicepresidente. Ha infatti affiancato il marito Nicola sin dall'inizio, diventando la memoria vivente dell'escalation di un'azienda che ha reso noto il Made in Italy in tutto il mondo. Trussardi è stato il primo brand ad abbinare al proprio nome uno stemma, il levriero, come i due che abbiamo qui questa sera, e a organizzare sfilate di moda in luoghi significativi e insoliti come Piazza della Scala o la Stazione Centrale di Milano. Ma l'impegno della nostra premiata va oltre. La Donna in Canto di questa sera si occupa anche di green ethic economy Posso della moda. correggere? Sì. Allora, non è Piazza della Scala, la prima sfilata è stata fatta alla Scala, Ah, la dentro la scala. Scala, con ospite Pavarotti. Dentro la scala, quindi comunque un modo nuovo, diverso di fare le Sì, sfilate che prima diverso. si E facevano in invece la tutt'altro modo. seconda è stata fatta in Piazza Duomo, dove è stata costruita Ma addirittura un io, palazzo di scusami, vetro. vieni qua, così intanto che lei, se sbaglio qualcos'altro, mi correggi. È stata consigliere della Camera Nazionale della Moda Italiana ed è consigliera a vita della Fondazione Nicola Trussardi. Tu, quando sbaglio, mi corregge. Dal 2004 è vicepresidente dell'Associazione Italia Hong Kong e docente all'Università La Sapienza di Roma, prima con l'economia della moda, poi Con con. Fashion Economics. Ok. Donna imprenditrice, sempre alla ricerca di nuove sfide, ma senza dimenticare l'umano e l'umanità. È infatti Ambassador World Food Program, Sì. okay, per la FAO, e presidente dell'associazione Amici del Centro Dino Ferrari del Policlinico di Milano, ente morale fondato da Enzo Ferrari, l'inventore della scuderia vincente della Formula 1. Nato in memoria del figlio stroncato purtroppo in giovane età dalla distrofia muscolare. Non è un caso se la nostra prima premiata è Cavaliere della Repubblica e ufficiale di Gran Croce. È la nostra scelta per esprimere al meglio il significato di questo nuovo riconoscimento. Prima di andare avanti, chiamo il nostro sindaco, perché poi leggerò la motivazione del premio e poi darò la parola a te che ci racconterà un po'. Anche Cavaliere del Lavoro. Ah, ecco! Io l'adoro, cioè, veramente, è spettacolare.